I riti del passato che si intrecciano con i nuovi orizzonti del presente e del futuro per dar vita a uno spettacolo senza tempo. Quasi 100 malgari sono partiti stamattina da Foggia sotto la pioggia per sancire la fine della stagione d'alpeggio e tornare a casa. 600 capi di bestiame, oltre 80 chilometri da percorrere in 3 giorni da Foggia fino a Bressanvido. Una transumanza che si conferma un racconto di racconti, un richiamo al lavoro dei malgari, custodi di un sistema agricolo sostenibile e da sostenere, una tradizione che affascina anche tanti giovani. Molta emozione e tanta felicità. Anche sotto la pioggia nessuno vi ferma? Sì. Lei è con sua figlia? Sì, con mia figlia Zoe. È lei che ha tirato dentro me in questa avventura. Lei è la vera cavallerizza. Le emozioni sono tante. Acqua, non acqua, sempre tanta l'emozione comunque che si prova facendo questo. Poi è una cosa che o hai dentro o hai dentro. Noi abbiamo all'interno appunto dei transumanti è stato creato un gruppo che si chiama Gruppo Giovani Transumanti. Sono veramente la nostra punta di diamante, perché l'energia e la voglia di fare, come ben tutti sappiamo, viene fuori proprio dai giovani. Stargherio e vacche non è proprio semplicissimo, e dopo è stata una meraviglia. C'è stato un momento che mi sono sentito proprio parte di questa terra meravigliosa che è le nostre montagne. Festa della transumanza che durerà fino a domenica 1 ottobre, quando a Bressanvido verrà tagliata la forma di Asiago DOP più grande d'Italia all'interno della manifestazione promossa da Latterie Vicentine. E poi il Festival dell'Agricoltura, giunto alla 9ª edizione per costruire insieme un futuro sostenibile, senza tempo, appunto, come le emozioni di questa transumanza.